Castello d'Atlante effettivamente fa riferimento proprio a questa scena dell'Ariosto, questo castello in cui tutti entrano rincorrendo un desiderio, cercando un cavallo, cercando la donna amata, cercando qualcosa che hanno perduto, e in alcuni casi ho ricostruito le scene immaginarie che potevano effettivamente essere accadute dietro queste porte, e questa porta piccolissima ma straordinaria con questo piccola finestra interna di ferro arrugginito di San Benedetto, effettivamente per me era la porta dietro la quale una persona semplicemente dormiva, questa persona che poi era così carismatica all'interno di questa struttura e che semplicemente meditava dietro questa porta. E il silenzio e il sonno e il rumore del sonno e il respiro di questa persona, in qualche modo ho cercato di riprodurlo attraverso quello che soltanto la porta poteva dire, ed è stato straordinario essere là insieme al tecnico di Deutschland Radio a cercare di far parlare questa porta.